Allora, Garattina, 23 agosto 2015, un convegno sulle origini di Garattina. Secondo lei si è fatto abbastanza per comprendere le origini storiche, le origini della città di Garattina? Beh no, questo convegno lo dimostra, c'è un'esigenza forte, diffusa, sentita, di indagare un passato che praticamente è stato sorvolato a pie pari. Tutte le guide turistiche, tutti i testi partono da Santa Caterina in poi, dove d'accordo c'è stato lo sviluppo maggiore, ma le nostre origini, così come hanno argomentato gli amici che hanno voluto dare il loro contributo, tra cui Maurizio Nocera, ci ha ricordato che il mito è un vettore di trasmissione di tradizioni che provengono da lontano, da molto lontano. Questi quattro amici sono la prima sfida che abbiamo voluto lanciare per una serie di incontri. Si faccia avanti chiunque abbia un contributo da dare, è gradito, graditissimo. L'amministrazione a sua volta spenda qualche risorsa. Oggi ci sono degli strumenti eccezionali, un'indagine conoscitiva, anche quella di prima mano, quella che serve soltanto a mappare il territorio per quelle che possono essere oggetto di studi. Abbiamo l'università a Lecce, facciamo qualche convenzione con la sezione di archeologia, ma si può fare molto. In Santa Caterina, la stessa Santa Caterina, andare a fare un rilievo dei sistemi voltati della basilica ci permetterebbe di avere il DNA costruttivo e di inserirci nei circuiti che hanno dato origine all'edificazione dei monumenti e delle chiese più importanti del mondo, da Notre Dame sino all'Oriente. Il nostro è un messaggio che speriamo venga raccolto, ma comunque noi, così, da appassionati, da dilettanti, se vogliamo, continueremo e sicuramente faremo degli altri incontri. Grazie.